Ultima edizione di Stadio News di studio Marco Gullà. L'Empoli è una squadra che gioca a memoria e che di gavetta in questa Serie B ne ha fatta tanta. Ecco perché al Barbera questa sera sarà davvero dura. Una gara tutt'altro che agevole. Il Palermo dovrà giocare una partita diametralmente opposta rispetto a quella di Modena, dovrà adeguarsi ai parametri della cadetteria, dovrà praticamente giocare una sfida perfetta. Ore 20:30 al Barbera, Palermo-Empoli. Gattuso l'ha più volte ribadito in sala stampa, serve una gara di carattere, ci sarà anche Abel Hernandez questa sera. Il continuo ping pong di mercato sembra essere una volta per tutte terminato. Non c'è nessuna trattativa in atto tra Bologna e Palermo per Hernandez, ha chiarito Brinetti. Nessun contatto è stato avviato neanche quando abbiamo affrontato l'affare Mantovani. Hernandez è incedibile, sarà il nostro attaccante in Serie B. In sala stampa alla vigilia le parole di Rino Gattuso, sentiamolo. Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Siamo preparati, siamo consapevoli di affrontare una squadra che gioca quasi a memoria, che sono da un anno che giocano insieme. Quando ripartono molto bene e dobbiamo stare attenti sulle loro ripartenze. Ma Hernandez, come questa settimana qua, con me gioca sempre. Non lo so, vediamo. Sì, guarda, domani gioca. Ezequiel Muñoz salterà la gara contro l'Empoli, in programma questa sera al Barbera. Il difensore rosanero non parteciperà al match contro i toscani a scopo precauzionale per un affaticamento all'adduttore sinistro. In mezzo quindi alla retroguardia, conferma per la coppia Terzi-Andelkovic. Pisano a destra, D'Aprela a sinistra, Goi e Bacinovic in linea mediana con Stevanovic e Di Gennaro alle spalle della coppia Hernandez-Lafferty. Claudio Pasqualin, agente di Stefano Sorrentino, apre alla possibilità che il suo assistito lasci il Palermo durante questa sessione di mercato. La Sampdoria e soprattutto Fiorentina sono alla finestra. Sorrentino sta benissimo al Palermo, ma sono giornate frenetiche e mai dire mai, ha concluso l'agente. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.